Ciao a tutte ragazze e benvenute in un nuovo video. Video speciale, video super speciale, perché appunto in questo video voglio raccontarvi il mio parto. Sono passati 5 anni, ma ricordo ancora tutto benissimo, ma proprio bene bene, tutto bello nitido nella mia testa. Mi sono fatta ispirare da Raffaella, una mia carissima amica. Ti mando un bacione, Raffi, a te e al tuo piccolo Miki. Ho visto il suo video e ho proprio pensato, in realtà era già un paio di mesi fa, mi è venuto il lampo, ho detto quasi quasi lo faccio questo tipo di video. Poi tra una vicenda e un'altra mi è passato proprio di mente. E quindi ho visto il suo video, mi sono rilassata quella mezz'oretta mentre Federico faceva il riposino del pomeriggio e vedendo questo video mi sono addirittura commossa perché mi è tornato alla mente esattamente tutto. Quindi Raffaella è stata bravissima a raccontare. E quindi ho detto ok, prima di dimenticare tutto, magari tra 10 anni non mi ricorderò più nulla, chi lo sa, ho voluto fare questo video per ricordare com'è stato il mio giorno magico, il giorno magico mio e di Fede. Torniamo indietro nel tempo, ovvero a 5 anni, 5 anni e 2 mesi quasi fa. Allora, Federico è nato il 12 luglio del 2012. Io appunto, per chi di voi mi conosce, magari i nuovi iscritti non sanno la mia storia, comunque io sono separata, purtroppo e per fortuna, nel senso che ovviamente ci sono tantissimi pro e qualche contro, nel senso che un po' mi spiace, perché comunque come ogni mamma, quando si mette al mondo un figlio, si spera di potergli dare una famiglia unita, anche se comunque devo dire che Federico è serenissimo, forse più sereno di me, nel senso che ovviamente io, essendomi separata quando mio figlio aveva praticamente 2 anni, lui è abituato, è come se fosse cresciuto così con me e con suo papà. Ovviamente suo papà è in un'altra casa, quindi per lui è tutto normale, quindi lui è molto sereno. Comunque, tralasciamo questi discorsi perché se no andiamo alle calende greche. Dunque, torniamo indietro nel tempo. Allora, io ho rotto le acque, io avevo paura, 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 paura a livelli estremi. E ho pensato di fare questo video proprio per ragazze che magari hanno paura ad affrontare questo appuntamento al buio, un appuntamento d'amore al buio, che è il più bello per noi donne, ovvero il parto. Quindi, visto che io ero terrorizzata e cercavo come una dannata su YouTube qualsiasi tipo di video, esperienza, guardavo su Real Time i programmi sul parto, cioè proprio mi torturavo per paura di affrontare questo grande passo. E quindi ho detto: perché no? Magari è utile anche a qualche ragazza, no? Che non sa cosa sta per affrontare. E quindi eccomi qua. Quindi, tornando a noi, io ho rotto le acque. Dunque, dovrebbe essere tra il 10 e l'11 luglio notte, quindi nella nottata alle 3 di notte. Io, ovviamente, come tutte le gestanti a 9 mesi, perché ero già, diciamo che ho partorito con 2 o 3 giorni di anticipo, ero, a pancia in su, ovviamente, che dormivo, mio marito era accanto a me e ho sentito come un palloncino che esplode. Non so se avete presente. Un tappo che fa tac proprio nella pancia e mi sono svegliata di soprassalto senza tirarmi su, proprio da sdraiata. Ho sentito questo tac e mi sono toccata proprio la pancia, come dire tutto ok, no? Cioè, perché io ci parlavo spesso col mio bimbo. Ero addirittura confusa se l'avevo sognato o se era realtà. Così mi tiro su e mi sento come se mi stessi praticamente facendo la pipì addosso, no? La sensazione era quella, o comunque come quando noi donne abbiamo il ciclo, che ti tiri su e senti praticamente il flusso, non andare giù. Mi tiro su in piedi come per andare verso il bagno e mi ricordo che mi blocco in mezzo alla stanza perché sentivo che era troppo tardi, cioè nel senso avrei fatto il fiume da lì al bagno.
guardo e c'era la pozza, ero scalza, quindi avevo la pozza praticamente ai piedi, cioè non ho fatto a tempo a tirarmi su che avevo rotto le acque. Terrorizzatissima, ragazze, ero in panico più totale perché ho detto ok, e adesso, cioè, caspita, è arrivato il momento che temevo così tanto. E dall'altra avevo l'adrenalina a mille perché sapevo che avrei visto mio figlio, il mio bimbo, il mio cucciolo, ero felicissima. Così mi giro, guardo mio marito che dormiva profondamente, anche se ultimamente nell'ultimo mese aveva il sonno leggerissimo perché era sul chi va là, non aveva paura. E io quindi l'ho chiamato due volte, alla seconda si è subito alzato e gli faccio, mi sa che ci siamo, tutta terrorizzata così, no? Lui, ah, ma davvero, tutto contento, no? E quindi niente, poi sono andata in bagno e ha continuato a uscire acqua, acqua, acqua. E niente, ho chiamato mia mamma alle 3 di notte, mi ricordo ancora, l'ho chiamata, mamma, mamma, ho rotto le acque, oddio. E lei, sì, stai tranquilla, non ti preoccupare, adesso andate in ospedale. Non mi ha detto nulla, né ci vediamo lì né cosa, arrivo in ospedale, mio marito ovviamente mi ha portata lui. Siamo andati subito al Maria Vittoria perché ero seguita lì e la mia ginecologa andavo privatamente, però lavorava anche in ospedale al Maria Vittoria e quindi mi sono fatta seguire lì e il parto era previsto lì, insomma. E terrorizzata del fatto che alle 3 di notte non ci sarebbe stata la mia ginecologa, però ho detto vabbè. Quindi siamo andati di corsa in macchina, ho preso la valigia che ovviamente era pronta già da un mese, anche di più, e sono entrata al pronto soccorso, c'erano già mio padre e mia madre lì in prima fila. Io li guardo e faccio, ma che ci fate qua? E mio padre, è tua madre che è agitata. E quindi erano già lì teneri. E poi ovviamente non è servito più di tanto, però mia mamma voleva darmi quel sostegno perché sapendo cosa si prova. Niente, comunque mi fanno le prime visite, mi fanno il tracciato, mi mettono il tracciato appunto sulla pancia, quindi controllano che sia tutto a posto, ed era tutto a posto. E ovviamente non c'era più liquido amniotico perché avevo rotto le acque. E niente, mi fanno le varie visite, dilatazione praticamente nulla, infatti io non avevo contrazioni, non avevo male, non avevo assolutamente nulla, avevo solo rotto le acque. Così mi mettono poi in stanza e mi tengono monitorata. Dopo un tot di ore, adesso non so bene le procedure dei medici degli ospedali, però so che dopo un tot di ore il bambino va in sofferenza se non ha liquido amniotico e rimane nella pancia, ovviamente. Quindi mi hanno fatto, dopo un paio d'ore hanno aspettato di vedere se mi fossero arrivate queste contrazioni naturali, ma ovviamente nulla. Ho visitato il ginecologo e mi hanno praticamente messo questa fettuccina, si chiama, che ha un liquido all'interno, che dovrebbe, molto leggera, niente di che dovrebbe stimolare le contrazioni. Quindi mi lasciano questa fettuccina, non è stato particolarmente piacevole metterla, anche perché te la mettono lì. Però insomma, così dobbiamo fare, l'abbiamo fatto e mi hanno riaccompagnata in stanza. Anche con la fettuccina non è successo nulla, quindi iniziavo un attimino a essere sconsolata e preoccupata. Potrete capire che ho rotto le acque alle 3 e a mezzogiorno del giorno successivo contrazione ancora nulla, iniziavo a preoccuparmi per il mio bimbo perché comunque ho detto ancora va in sofferenza, succede qualcosa, insomma facciamolo nascere, cioè a costo di fare un cesareo, ma se non ho contrazioni naturali, che se fa? Aspettano tutta questa giornata, io alla fine dalle 2 del pomeriggio fino a tutto il giorno successivo, quindi nottata compresa, ho avuto delle contrazioni fastidiosissime, dolorose ma sopportabili, però vi assicuro che dalle 3 della notte successiva, contate che io non avevo dormito nulla, ero agitatissima, cioè agitatissima ma dentro di me perché poi non lo esternavo. E quindi avevo questi dolori, mi facevo queste camminate nei corridoi per stimolare contrazioni, niente, però avevo comunque questo fastidio, questi dolori continui e tanto sonno, tanta stanchezza, la pancia era grossa quindi ero affaticata sulla schiena e tutto quanto. Niente, alla fine il mattino ancora successivo, ovvero il 12 mattina alle 7, cioè in realtà già l'11 sera, mi dicono, guarda Roberta, che se non succede nulla ancora con la fettuccina dobbiamo rimuoverla e ti faremo domani mattina l'ostitocina perché il bambino deve nascere.
Io, ok, quindi già la sera prima agitatissima perché sapevo che il giorno dopo era il giorno in cui avrei visto mio figlio, era il giorno del suo compleanno, sarebbe nato, insomma. Quindi dormito niente, poi in più comunque dei dolori che continuavano ma che non mi dilatavano abbastanza, cioè ero tipo di 2-3 centimetri, non serviva assolutamente a niente. Quindi il 12 mattina praticamente mi hanno chiamata per prepararmi, quando mi hanno chiamata per preparare la tutina del piccolino che io avevo lì già pronta, me la ricordo ancora adesso, azzurra, è stata la tutina, la prima che mi ha regalato mia mamma, mi sto per commuovere solo a pensarci, è stata la tutina azzurra, la prima che mi ha regalato mia mamma e l'ho usata per il giorno del parto. E ho portato, mi sono messa, mi hanno detto preparati, mettiti la vestaglietta con cui vuoi stare comoda, con tutto quanto, quindi ho portato tutto, la vestaglietta, la tutina, tutto con i calzini. Adesso non mi ricordo benissimo perché ragazzi sono passati 5 anni, però mi ricordo tante cose, dettagli che non pensavo dopo 5 anni di ricordare. Quindi ho portato la tutina, io mi sono preparata. E io e mio marito siamo andati perché ha voluto assistere anche lui. Siamo andati appunto verso la sala parto. Vi ricordo che era luglio, ma che faceva davvero freschissimo in questa sala parto. C'era l'aria condizionata, quindi stavo bene. C'erano praticamente queste tre salette dove le gestanti, diciamo, attendevano il momento X per poi partorire e andare eventualmente nelle sale parto, quindi c'erano tre salette, diciamo, dove gestire il dolore, tutto quanto, e tre sale parto. Poi è arrivata ovviamente la mia ginecologa, quindi già il giorno prima, quindi avevo visto lei ed ero un po' più serena e anche il parto me l'avrebbe fatto fare lei. Quindi vado in questa saletta dove mi dicono appunto che mi avrebbero da lì a poco iniettato nella flebo che avevo al braccio, l'ossitocina. L'ossitocina è un farmaco che dilata molto velocemente, quindi me l'hanno fatta per farvi capire intorno alle 7:30-8 di mattina e io alle 11 ho partorito. Quindi per farvi capire, forse anche no, erano le 8, 8 e un quarto, quindi è stato molto veloce e molto doloroso purtroppo perché la dilatazione così veloce tutta insieme fa veramente male. Tocina avevo sempre il tracciato, quindi ogni tanto passavo all'ostetrica a controllarmi. Subito dicevo, vabbè, dai, sono controllabili queste contrazioni, quindi subito ero abbastanza tranquilla. Poi a un certo punto iniziavano ad essere più forti, quindi iniziavo, ok, stai calma, io non ho fatto il corso preparto, quindi non ho avuto delle tecniche per gestire il dolore, quindi ho fatto tutto da sola. Ero lì che, ok, stai calma, sta arrivando con le secche, stai calma, e inspiravo ed espiravo con calma, cercavo di controllarmi. L'ostetrica diceva appunto a mio marito: le faccio un massaggio sulla schiena, faccio qualcosa. Lui era lì impalato perché era sconvolto, boh, forse più di me, non lo so. Comunque non faceva nulla, era lì così. Tutto nell'ultima ora, ragazze, vi dico solo che iniziavo a chiamare la ginecologa, mandavo ovviamente i delegati, ovvero mio marito, chiama la ginecologa! L'ho supplicata, l'ho addirittura abbracciata, ragazze, la mia dignità è andata sotto i piedi perché ho abbracciato la ginecologa e l'ho supplicata di farmi un cesareo, ma non che io volessi il cesareo assolutamente, sono stata felicissima che non me l'abbiano fatto. Ero lì che la prego, non ce la faccio più, non ce la faccio più, la supplico, la supplico. Lei, sì, ma stai tranquilla, adesso controlliamo. Ma in realtà io sono andata molto in crisi quando dopo 2 ore di dolori fortissimi è arrivata l'ostetrica, mi hanno visitato e mi hanno detto, ma è ancora di 5 centimetri. Io lì sono andata in crisi perché ho detto, 2 ore che soffro come un cane, ho... Dopo tutte queste 24 ore anche già trascorse di sti dolori per sta fettuccina e io sono ancora a 5 centimetri, io muoio, faccio tempo che arriviamo a 10, ovvero quelli che più o meno bisogna raggiungere per partorire, muoio, cioè non sapevo più cosa, insomma avete capito, no? Cioè non ce la facevo realmente più, quindi sono andata alla ginecologa e faccio, lei deve farmi un cesareo, deve fare qualcosa, io sto morendo, mi faccia l'epidurale, faccia quello che vuole. No, ma stai tranquilla, adesso ti rivisitiamo per fare il cesare. È stata bravissima la mia ginecologa perché ha preso tempo.
quindi mi ha mentito tra virgolette per farmi resistere ancora qualche minuto, perché lei sapeva che non mancava molto, perché l'ossitocina è l'ossitocina, cioè non puoi non reagire a quella. E qui come se fosse ieri che dicevo non ce la faccio più, poi mi fanno dai vieni vieni in sala parto che vediamo come sei messa. Mi hanno messa su questa poltroncina, poltrona fatta apposta per partorire, immaginerete tutte com'è fatta, e non riuscivo neanche a stare sdraiata con la schiena indietro perché avevo dei dolori che davvero fortissimi, ragazze, fortissimi. Vedevo, poi sono andata in panico perché la ragazza con cui mi incontravo nei corridoi quando avevo i primi dolori per quella fettuccina, lei era lì che stava partorendo praticamente con me, perché anche lei gliel'avevano indotto con l'ossitocina in vena, e lei era già svenuta, sentivo un ragazzo che chiamava aiuto perché era svenuta già due volte, e quindi iniziavo ad aver troppa paura, cioè mi prendeva la paura di svenire, anche perché io non ero mai svenuta in vita mia, quindi l'idea di svenire, perdere il controllo non mi piaceva granché. Quindi avevo un goccio d'acqua, io dicevo infermiere, ostetriche, ginecologhe, datemi dell'acqua. Io la paura, probabilmente l'agitazione, io mi sentivo completamente secca, cioè non riuscivo più neanche tra un po' a respirare. Cioè non so come sia possibile una cosa del genere, ma la paura che qualcosa non andasse a buon fine. Poi avevo paura perché mio figlio non aveva più liquido amniotico, io sentivo dolori e non mi dilatavo e quindi avevo paura che passasse troppo tempo. Ero prosciugata, quindi no, io devo bere, cioè mi stavo strangolando, iniziavo anche a tossire. Oh ragazze, mi hanno dato una garzina imbevuta d'acqua e io lì che la ciucciavo così. E mi sono dovuta accontentare di quello perché un pochino andava meglio. Poi ho partorito e passata, era proprio l'adrenalina, la paura secondo me. Tracciato, controllano ed ero a 7 centimetri. E io ancora 7 centimetri, non è possibile, sto vedendo i sorci verdi, non ce la faccio più. Mi veniva anche da piangere, mi stavo tenendo. Insomma, non sapevo più che pesci pigliare, ragazze. Non lo so, era un attimo, io tante volte ho detto in certi momenti stavo un attimino perdendo il controllo, non so come ho fatto a tenermi, però stavo soffrendo davvero tanto. E poi un attimo, perché da 7 centimetri che ero, io ero sempre su questa poltroncina, su questa poltrona, e la ginecologa mentre mi stava visitando gli faccio, devo spingere, cioè mi sono uscite queste spinte che mi arrivavano proprio da dentro, non so neanche come spiegarvele, come un brivido, no? Quelle cose che ti arrivano da dentro. E faccio, devo spingere, cioè come quando, non lo so, era intrattenibile. E mi fa, no, ma aspetta, non spingere. Io, ma non ce la faccio più, non ce la faccio più. E ho spinto. Allora si sono avvicinate tutte, venite, venite, oddio. Insomma, alla fine hanno controllato, mentre io spingevo, la ginecologa è venuta a vedere e mi fa... No, no, è arrivata a 10, spingi, spingi pure, vai tranquilla, spingi, segui le spinte naturali. Cioè da 7 che ero 2 minuti prima, praticamente, e lì ho capito perché soffrivo così tanto, mi si è dilatata di 3 centimetri nell'arco di 3 minuti. Quindi, cioè, ovviamente io stavo vedendo i sorci verdi. Quindi spingere, ho fatto praticamente solo 2 spinte, praticamente 2, perché la prima la testa e poi la seconda è uscito tutto. E non ci potevo credere, quando ho sentito che usciva Federico ero sconvolta, perché per quanto hai la pancia, per quanto senti scalciare, ma quando lo vedi, quando ce l'hai lì in mano, in braccio, non ti sembra vero e sei felicissima. Il momento più felice della mia vita è stato che respirasse, respirava bene, non ha pianto, veniva questi occhioni grandi come mia mamma diceva che avevo io quando sono nata io, anch'io non ho pianto, questi occhioni grandi che si guardavano intorno e non piangeva. E mi hanno detto, vuoi, te la senti? Perché alcune dopo il parto magari si sentono mancare, svenire per lo sforzo. Io ho dato 2 spinte massime, ci ho messo tutta me stessa per vederlo, per averlo, per concludere questo bellissimo momento, e ce l'ho fatta. E dopo la seconda spinta
Mi hanno detto, te la senti? E col cordone ancora attaccato me l'hanno messo, hanno messo un telo qui verde e me l'hanno messo addosso, ma la testolina era praticamente sulla mia pelle, solo il corpo, perché era, non era neanche tanto sporco, perché avendo rotto le acque per diverse ore si era forse pulito tutto, non lo so, però me lo ricordo solo tutto rosso e con un profumo. Non un odore sgradevole, perché magari sapete comunque arriva da dentro, uno pensa magari a un odore, no? No, lui profumava, aveva un odore. Non posso dire di non dimenticarlo, non lo dimenticherò mai più, perché purtroppo è un odore che non, si sente una volta nella vita e non lo senti mai più. Però aveva un profumo, mi ricordo che mi faceva piacere, era un profumo, non era un odore, era un profumo. Ed era tutto rosso, non piangeva, stava lì qui accoccolato su di me. E io lo continuavo a guardare, non ci potevo credere. Non ci potevo credere, mi sono innamorata, già lo amavo nella pancia quando l'ho visto, mi sono innamorata del tutto. E ho perso la testa per lui. E il mio ex marito ha tagliato il cordone ombelicale. Dopo il parto stavo benissimo, a differenza di un cesareo. Dopo poi soffri tanto durante, ma poi dopo stai bene. Mi hanno messo pochi punti, oltretutto. È nato di 3,260 kg. 3,260 kg di amore. Ed è nato alle 11:51. Quindi quasi mezzogiorno. E tutti i dettagli che non dimenticherò mai, come potete vedere non si dimenticano. Vi ho portato due calzini piccini piccini, guardate che piccoli, se penso che adesso i suoi calzini sono tipo così, e questi due qua, che sono due calzini che ho tenuto dei primi calzini che gli ho messo, questo qui con il cavalluccio e questo qua che ha messo anche tantissimo con la macchinina. E niente ragazze, questo è stato il mio parto. Poi successivamente mi hanno messo sulla sedia a rotelle con il buco, con la ciambella diciamo, e sono uscita dalla sala parto, c'era mia mamma commossa, erano tutti lì, la mamma del mio ex marito e le mie ex cognate, insomma, erano tutte lì ad accogliermi ed è stato bellissimo, bellissimo, emozionante. Mi ricordo che io non ci credevo, mi ricordo che i primi tempi, perché lì al Mare Vittoria te lo lasciano salvo complicazioni, a me me l'hanno sempre lasciato Federico da subito, da quando è nato non ci siamo mai lasciati subito, e poi l'hanno portato a fare dei controlli perché aveva un po' di ittero e lì ho patito, mi ricordo che ho patito perché l'hanno messo in questa specie di incubatrice con un cerottone davanti agli occhi, quindi mi faceva tenerezza e ho sofferto un po' a vederlo così, ho patito un po' per questo ittero, l'ittero non so, per chi non lo sa è questo giallino sulla pelle, quindi questo colorito giallastro alla pelle. Adesso non so nello specifico la spiegazione, comunque lo mettono sotto queste lampade apposite, li coprono gli occhi per, ovviamente perché sono delicati, e si riprende, si rimette a posto. Quindi io sono dovuta rimanere un po' di più in ospedale, sono rimasta praticamente 5 giorni in tutto, e in totale da quando sono entrata, quando sono uscita erano 5 giorni, e quindi ho patito un po' questo discorso ittero, però comunque si è risolto, cioè quando sai che comunque non è nulla di grave, è semplicemente una cosa che capita tantissimi l'ittero, quindi poi si risolve, ti tranquillizzi, anche se mi faceva troppa tenerezza vederlo lì così. Ovviamente poi ti insegnano a cambiare il pannolino, ti insegnano tutte queste cose, all'inizio anch'io ero un po' impacciata, però insomma anche questa è andata. E ho imparato come poi tutte le mamme. Adesso quando passeggiavo nei corridoi poi con lui in braccio, già un paio di giorni dopo che andavo a dargli il latte, che lo prendevo appunto da questo macchinario per l'ittero,
quando poi anche era finito questo discorso, io mi ricordo che passeggiavo nei corridoi con lui in braccio così e mi vedevo nel riflesso delle finestre, no? Con questo bimbino in braccio e mi faceva effetto perché proprio pensavo, caspita, sono una mamma, cioè non mi sembrava vero, no? Poi comunque avevo 25 anni, adesso ne ho 30, quindi ero ancora più piccina, quindi mi faceva un pochino effetto vedermi mamma. E niente ragazze, poi sono arrivati i regalini, i fiori, mi è arrivato un palloncino a forma di bimbo bellissimo, grosso, un sacco di regalini per il bimbo ovviamente, quindi è un ricordo comunque stupendo che ho. E come già sapete, spero di in futuro poterlo realizzare anche con Riccardo, che è l'amore della mia vita, è l'uomo giusto per me, quindi spero di poter un giorno potergli dare una sorellina o un fratellino a Federico. E ci crediamo entrambi, sì, che Riccardo ci piacerebbe tantissimo, quindi chissà che magari un giorno sarà possibile e avverrà questo secondo miracolo della mia vita. E niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, spero che vi sia di ispirazione, che vi possa aver un pochettino aiutato a scoprire come questo, come potrebbe essere, perché poi ogni esperienza a sé ovviamente, però mi ha fatto piacere raccontarvi la mia esperienza per non dimenticare, diciamo, com'è stata la mia, e rimarrà sicuramente anche così un ricordo per me e per Fede se un giorno lo vorrà ascoltare. E se avete delle domande, qualsiasi dubbio sul parto, delle curiosità, scrivetemi qui sotto nei commenti, io sono sempre disponibile, lo sapete, quindi ora vi lascio, vi mando un super bacione, saluto ancora Raffi, ciao, grazie per l'ispirazione e ci vediamo prestissimo con nuovi video.